notte tra il 26 e il 27 maggio la Luna darà spettacolo, sarà piena e al perigeo, cioè nel punto di massima vicinanza alla Terra. Queste caratteristiche faranno sì che appaia molto più grande e luminosa del solito. Insomma, sarà una superluna, termine che non ha valenza scientifica ma che nell'immaginario collettivo indica un appuntamento imperdibile in cui il disco lunare appare più grande, fino al 14% in più, con una luminosità maggiore fino al 30%. Per apprezzare al meglio lo splendore della superluna, l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha organizzato una diretta YouTube con i suoi esperti. Ne abbiamo parlato con Maria Cristina De Santis dell'INAF di Roma, che ci ha anche spiegato come mai la Luna è così importante per noi terrestri. L'INAF farà questa diretta streaming osservando sia la Luna da diversi punti, da diversi telescopi che l'INAF fa sul territorio nazionale, quindi con telescopi con caratteristiche diverse e di conseguenza anche che riusciranno a vedere particolari diversi della Luna con ingrandimenti maggiori o minori, e in più ci saranno una serie di esperti, di scienziati che spiegheranno tutta una serie di cose legate alla formazione della Luna, legate a come si sono formati per esempio i mari, un po' di curiosità varie su questo nostro satellite. Il rapporto tra Luna e Terra è speciale. Ogni giorno la popolazione che vive sulle coste verifica il fenomeno delle maree, dovuto anche all'attrazione gravitazionale della Luna sulle acque. Ma non c'è solo questo. Ha avuto e ha tuttora delle influenze molto importanti su quello che è stato proprio lo sviluppo del pianeta Terra così come noi lo conosciamo, perché la grossa importanza del nostro satellite è stato quello di stabilizzare l'asse terrestre. Allora, noi sappiamo che la Terra ha un asse di rotazione, gira intorno a quest'asse che è inclinato, no? È di 25 gradi, una ventina di gradi. E però se non ci fosse stata la presenza della Luna così massiccia, così grande, questo asse avrebbe avuto delle oscillazioni molto intense e non sarebbe rimasto sostanzialmente così com'è, in questa posizione fissa che noi conosciamo, che poi ci permette anche lo sviluppo delle stagioni. La stagionalità, anche noi sappiamo, è determinata da questa inclinazione dell'asse terrestre. Ad esempio Marte, che non ha nessun satellite come la Luna a bilanciare, a bloccare l'asse, ha sicuramente nella sua storia avuto delle grosse oscillazioni dell'asse, e si ritiene che di conseguenza le stagioni sono cambiate anche molto fortemente, perché le immagini si passa ad avere una stagionalità tipo quella terrestre, che è l'asse di Marte, questo è tipo quello della Terra, ad avere magari un asse che è quasi a inclinazione zero o anche più di quello, quindi a stagioni più estreme o senza stagione, possiamo passare da un estremo all'altro, con cambiamenti climatici sostanziali che probabilmente hanno influenzato anche la scarsa diffusione di vita, ammesso che ci sia mai stata, o addirittura l'estinzione, sempre che ci sia mai stata a Marte. Invece per la Terra questo ruolo stabilizzante della Luna ha permesso questo clima tutto sommato quasi sempre lo stesso. Sì, abbiamo avuto le glaciazioni, eccetera, però è un clima che è sostanzialmente stabile e ricorrente, e questo ha aiutato molto lo sviluppo della vita sulla Terra. Per quanto riguarda la formazione della Luna, che non è nota, quali sono le ipotesi più accreditate? Allora, ce ne sono diverse di ipotesi. La scelta tra le più accreditate è obiettivamente difficile. Io potrei dirle qual è la meno plausibile, e probabilmente il fatto che la Luna sia un oggetto catturato. Ecco,
ovvero un corpo che vagava in prossimità della Terra e per influenze gravitazionali poi è rimasto bloccato nella nostra orbita, diciamo in orbita intorno alla Terra. Questa è francamente quella meno plausibile. Poi ci sono di certo sia l'ipotesi del grande impatto, che ha rimosso parte del materiale terrestre che poi si è cresciuto nella Luna, sia anche quella della cosiddetta fissione, in cui una Terra che ruotava molto più velocemente di adesso e ancora in uno stato fluido che si stava formando, a causa di questa forte rotazione una parte di questa Terra si è staccata e è andata poi a formare la Luna. In ambedue i casi diciamo che il materiale che ha formato la Terra e il materiale che ha formato la Luna provengono quasi dallo stesso corpo, e in effetti noi abbiamo grosse somiglianze in termini di composizione tra Terra e Luna, sebbene ci siano anche delle grosse differenze, però diciamo in grandi linee si somigliano molto, ecco, da un punto di vista di composizione. Per saperne di più, la diretta YouTube dell'INAF sarà disponibile a questo indirizzo edo.inaf.it/diretta/. Non solo Superluna, la notte tra il 26 e il 27 maggio darà vita anche a un'eclissi totale, non visibile però dall'Europa. Se siete curiosi di seguirla, potete farlo grazie al Virtual Telescope, che con collaboratori in Australia, Nuova Zelanda e America la trasmetterà in diretta.